Punto Food 2023, siamo allo stand Madama Oliva con Sabrina Mancini, responsabile marketing dell'azienda. Qual è la novità di quest'anno? Allora, buongiorno. Quest'anno presentiamo al Tutto Food, in questa edizione, due novità. La prima è il lancio di una nuova referenza che va a completamento della nostra linea Frutto d'Italia, che è il primo brand di mercato. Questa è la 21esima referenza, un gran mix di aperitivo, prodotto con olive provenienti dalla Grecia, calamon e alchidichide nocciolate, condite con degli ingredienti freschi all'aroma di limone, peperoni a filetti, che vanno incontro a quelli che sono i trend di mercato. Quindi c'è una preferenza da parte dei consumatori sul prodotto misto, quindi verde e nero e denocciolato. L'altra novità più importante, nell'ottica della sostenibilità ambientale, è invece l'utilizzo del nuovo pack. Il pack del Frutto d'Italia è un pack riciclabile 100%, ma la novità è che è prodotto anche da plastica riciclata. Questo vuol dire che Madama Oliva ogni anno vende sul mercato italiano 4 milioni di pezzi di queste confezioni della linea Frutto. Vuol dire che immettiamo 52 tonnellate di plastica riciclata, quindi nell'ottica dell'economia circolare e della sostenibilità cerchiamo comunque, ecco, di fare attenzione a queste tematiche piuttosto importanti per le aziende. Tra l'altro, la sostenibilità ambientale è un tema per noi molto importante, tanto che già nel 2008 abbiamo installato il più grande impianto fotovoltaico integrato in azienda, con cui produciamo 1,5 milioni di kilowattora l'anno. Quindi, ecco, è un discorso, è un tema per noi molto importante, molto caro. Ovviamente al Tutto Food continuiamo a presentare delle linee che abbiamo lanciato sul mercato un anno fa, la linea dei patè e dell'hummus di lupini. Sì. Per questa referenza siamo gli unici, diciamo, a produrla, e la novità, oltre nella ricettazione che è stata totalmente rivista, è anche nella tipologia di confezione, che è una confezione squeezy dove è facile erogare il prodotto, non abbiamo bisogno di coltelli, di aprire nulla, quindi non sporca, non unge. Posso confermare che sono molto pratiche. Grazie, sì, e questo è stato proprio l'obiettivo che volevamo raggiungere. Oltre alla linea di patè e hummus di lupini, abbiamo anche il lupino sgusciato in questa confezione DOI da consumare on the go. Il lupino sgusciato può essere utilizzato da mangiare come snack, ma anche come ingrediente nelle insalate o nelle zuppe, perché comunque il lupino è proteina vegetale, per cui ha molti benefici per il nostro organismo. E poi il nostro diciamo, cavallo di battaglia sul mercato nazionale è la dolce gigante, nella confezione sempre del frutto, perché la linea Frutto d'Italia ha 21 referenze. Sono ovviamente un insieme di referenze italiane e greche, ricettate o meno, e questa è quella più apprezzata dai consumatori, perché ha una polpa appunto molto carnosa, un gusto dolce, e quindi è la prima referenza venduta insieme ai lupini. Madama Oliva è fortissima nella GDO, ma sta puntando, ed è una novità, anche al canale Horeca. Sì, esattamente. La nostra azienda è leader nel mercato dell'ortofrutta italiana e abbiamo invece già da un anno implementato delle linee nuove, non soltanto le linee in base di vetro che vanno comunque vendute anche all'estero evidentemente, ma una busta DOI squeezy da 1,5 kg a 1,8 kg con zip richiudibile, che dà un valore aggiunto ovviamente alla confezione, perché i ristoratori possono utilizzare il prodotto e poi comunque poterlo richiudere perché è sigillata. E quindi questa linea senz'altro va come dire, a soddisfare l'esigenza di un canale diverso, che è quello dell'Horeca appunto, e oltre a un vasto assortimento di olive da tavola confezionate in questa busta DOI richiudibile, abbiamo anche la linea dei patè e degli hummus in una confezione più grande da 650 grammi, realizzata proprio per questo nuovo target. Bene, grazie mille. Grazie a lei.